numero delle multe, ma semplicemente deve essere un atto dove il cittadino, soprattutto i nostri concittadini in quella zona, presidiati magari in attività della scolastico, dove c'è l'orario dell'entrata e d'uscita, dove magari c'è bisogno di molto aiuto o coadiuvato anche nella gestione del traffico stesso, insomma, possano rispondere e dare un servizio migliore affinché anche i nostri concittadini ne possano vedere i veri effetti di questa nuova operazione confinante. Grazie. Grazie consigliere Terzo. Ci sono altri interventi? Consigliere Longobardi. Sì, grazie Presidente. Anche noi per esprimere, come dire, il voto favorevole a questa regolamentazione del servizio associato in questa zona che, come sappiamo, a cavallo un po' particolare, a cavallo tra due comuni, addirittura tra due province. Avevo una sola curiosità, lo chiedo all'assessore, ma niente, niente di che, è solo una curiosità. Come mai il comune capofila è Lanuvio e non Aprilia, visto che Aprilia è un territorio più densamente popolato e penso comunque che i cittadini per eventuali informazioni, delucidazioni e quant'altro a questo punto si debbono recare in quel di Lanuvio o addirittura per i ricorsi, credo, in quel di Roma. Sbaglio, non lo so, era una mia curiosità che volevo, così sapere, grazie. Grazie consigliere Longobardi. Ci sono altri interventi? Prego, assessore Bonadonna. Rispondo sì, al consigliere Longobardi. A parte che l'avevamo deciso già nella precedente deliberazione, nella convenzione. Il discorso è molto semplice, che il nostro personale, noi siamo carenti di personale e fare capofila significa impegnarsi in tutti quegli atti amministrativi, non è che va un vantaggio, anzi è un onere aggiuntivo. Diciamo che nell'equilibrio della ripartizione di questi pesi, diciamo che noi abbiamo dato il locale, quindi loro si sono fatti carico anche dell'onere del gestore. Anche perché ci hanno, diciamo una cosa, che Campoleone per Lanuvio è il 50% dell'intero comune, quindi la sua organizzazione, e lo dimostra anche il settore delle scuole, è concentrata su Campoleone. Per noi Campoleone è impegnativa, diciamo, in un contesto di 55 nuclei, quindi abbiamo accolto, anzi l'abbiamo stimolato noi, spingere a fare loro i capofila, diciamo, di questa, più che altro è per la contabilità. Per quanto riguarda nella regolamentazione disciplinate le procedure, in particolare per quell'area di interesse comune, tant'è che il bollettario ha una dicitura particolare, no? Per l'area di intervento, c'è nel regolamento, quindi è solo per questo. Esatto, nel bollettaggio avrà questa dicitura. Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Consiglieri in aula, per cortesia. Se non ci sono interventi, procediamo alla votazione. Per cortesia. Marchitti, assente. Julian. Tumeo, Guida, Galafate, De Angelis, Alfano. Villano, assente. Di Carlo, Renzi. Zallucchi, Bencivenni, Boi, Romualdi, assente. Terzo, Telesca, Nardin, assente. Izzo, assente. Chiocca, Longobardi, Giovannini, assente. Sì, Giovannini, assente. Consolanti, Federici, assente. 22 favorevoli. Allora, con 22 voti favorevoli, il punto all'ordine del giorno è stato approvato. Anche questo necessita di immediata esecutività. Chi è favorevole per alzata di mano? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.
Parola all'assessore Bonadonna. Sì, grazie Presidente. Questo è un regolamento che uno dei regolamenti che abbiamo portato nella quarta commissione nel mese di ottobre scorso ed è, riguarda tutto il sistema informatico della, comunale. Voi sapete, l'ho già detto in altre circostanze, che il Comune si sta adeguando alla e-governance nazionale, al quadro normativo nazionale, in particolare ha istituito l'ufficio ICT, cioè già in un'altra circostanza era passata all'esame dello strumento dell'ICT. Questo regolamento si compone di una prima parte che riguarda essenzialmente il personale interno e un'altra parte riguarda anche i cittadini, la fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, non solo di quelli servizi di banca dati, ma anche, ed è in appendice, la possibilità di servire internet, di usufruire del servizio di internet wireless e quindi regolamentare con delle procedure la fruibilità. Nella prima questo regolamento adesso se lo volete lo leggo tutto oppure magari cerco di dare alcuni concetti e poi magari ci ritorniamo. Allora, che mi dite? No, vorrei, però alcune cose le vorrei dire. Come ho fatto l'altra volta, articolo per articolo, va bene. Allora, la prima parte si compone di 18 articoli. Dico subito alcune precisazioni rispetto alla Commissione. Nel modello che avevate nella Commissione erano disposti 17 articoli. Dice, perché se ne sono 18? Il 18° è soltanto dei riferimenti normativi. La Spending Review, una delle norme precedenti, è stata inserito dei riferimenti normativi. Nella premessa viene citato un atto del segretario comunale che è un ordine di servizio che istituisce l'ufficio ICT, quindi ha individuato in una persona, in un lavoratore dell'ente come referente dell'ICT. L'informatizzazione come il suo complesso come dirigente far capo al segretario generale, quindi come dirigente del segretario generale e l'ufficio è stato individuato nel dipendente ragioniere Specchio, mi sembra che si chiami Specchio, sì. Specchio. E quindi si è creata la struttura del sistema dell'ICT. Nell'articolo 1, che è l'ambito d'applicazione, dove ci sono espressi alcuni concetti, io vorrei diciamo così, leggere un paio di commi perché magari ci aiutano a capire. Il primo comma definisce il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ed utilizzo degli strumenti informatici, di internet, della posta elettronica e dei servizi della telefonia. Quindi identifica tutti gli strumenti elettronici che si utilizzano nell'ente e quindi che ricadono nell'ambito di applicazione di questo regolamento. Poi ci sono i vari commi che definiscono gli strumenti, le risorse, il patrimonio e i servizi di telefonia. Il sesto lo vorrei leggere perché magari ci aiuta un pochettino più, ve lo leggo. Il presente regolamento si applica a tutti gli utenti interni ed esterni. Per gli utenti interni si intendono gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, i collaboratori coordinati e continuativi e il personale con altre forme di rapporto di lavoro. Per utenti esterni si intendono tutti i soggetti che usufruiscono di sistemi informativi e di sistemi di telefonia comunale per erogare un servizio pubblico, ad esempio consultazioni anagrafiche, le modalità con le quali gli utenti esterni possono usufruire del servizio connessione ad internet messo a disposizione dell'ente per i cittadini, limitatamente alle sole funzionalità di navigazione wireless, sono trattate nell'apposito regolamento per l'utilizzo del servizio wireless allegato, che è un appendice di questo regolamento.
Ho voluto leggere questo perché nei rapporti esterni noi abbiamo, è già in essere, lo prevede la norma, la possibilità di collegamento con del nostro sistema in banca dati dell'anagrafe con le forze dell'ordine, quindi loro hanno il collegamento diretto. Faccio l'esempio, che così magari molto spesso succede che la polizia stradale, per dire, nelle giornate feriali o domenicali, ha necessità di individuare magari i familiari di un incidente stradale, facciamo l'esempio, loro anziché di contattare il sindaco oppure il responsabile hanno la possibilità di accesso immediato con il server. Ovviamente c'è tutto un sistema di protezione, di dati sensibili, di tutela, però hanno la possibilità di accedere, così come per altre incombenze che riguardano la procura e altri organismi dello Stato. Quindi diciamo che questa funzione già c'è e qui viene regolamentata. Poi al comma, rispetto alla copia che avete voi, devo aggiungere che c'è un refuso di battitura. L'ultimo comma è il 7, non è il 2, evidentemente quando hanno battuto, quindi è una correzione che mi permetto di autofare io. Era questo, consigliere, che voleva farmi notare. È 7, non è 2, chiaramente. Ecco. All'articolo 2 ci sono i principi generali. Vado per il Comune di Aprilia, vorrei così leggere magari qualche comma perché è più discorsivo. Il Comune di Aprilia promuove l'utilizzo degli strumenti informatici, di internet e della posta elettronica quali mezzi utili a perseguire con efficacia e efficienza le proprie finalità istituzionali in accordo con le linee guida e i principi delineati dalla normativa vigente. Questo mi sembrava così porre la vostra attenzione perché già esiste. Se voi pensate ad alcuni servizi, alcune procedure, pensate al SUAP, avviene, deve avvenire tutto in termini informatici. C'è addirittura la norma che dice non vale se tu non fai con PEC. Questo tipo di sistema di servizi al cittadino, secondo la normativa vigente, nel tempo dovrà essere estesa a tutti i cittadini. Quindi ci stiamo attrezzando, diciamo così, a dare questi servizi all'esterno attraverso il mezzo informatico. Ovviamente gli altri commi poi disciplinano altri aspetti di natura tecnica, però mi sembrava cogliere questo. L'articolo 3 disciplina tutte le modalità di utilizzo dei sistemi informatici e qui ci sono tutti diciamo dei richiami di natura tecnica, riguardano prettamente il personale, colui che utilizza lo strumento. Però vorrei leggere il comma 5 perché c'ha un richiamo alla sicurezza, alla privacy, penso che possa essere diciamo il quinto comma dice: i sistemi comunali, gli applicativi gestionali, i documenti elettronici, protocollo, anagrafe, atti amministrativi, servizi sociali, eccetera, sono destinati alla gestione di informazioni il cui utilizzo deve essere compatibile con la normativa vigente relativa alla privacy e ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003 e successive integrazioni e modificazioni. La sicurezza e la continuità operativa dei suddetti sistemi è gestita secondo le direttive del decreto legislativo 235, il famoso CAD, e successive integrazioni e modificazioni. Il codice della CAD sarebbe il codice dell'amministrazione digitale. Poi i vari commi disciplinano le modalità di consultazione, le varie installazioni di tipo di hardware, eccetera. Io direi, questo a quarto, l'articolo 4 è prettamente, dimmi. Me l'ha interpretato perché l'avevo segnato, volevo scavalcare, consigliere, lei mi ha interpretato, ecco, il sindaco può essere destino. Lo leggo. Ogni dipendente che dovrà, per qualsiasi motivo, lasciare in questo, no? Diceva lei. Infatti l'avevo sottolineato. Motivo: lasciare incustodita la prova postazione di lavoro, sarà tenuto a chiudere tutte le applicazioni attive e bloccare l'accesso e spegnere
fisicamente il computer, ad esempio mediante l'utilizzo del salvaschermo dotato di password ed eventuale estrazione e custodia dell'hardware di autenticazione degli altri supporti removibili. Penso che sia ovvio che siccome ogni mezzo è assegnato al singolo dipendente e ne è responsabile del bene, sia nell'utilizzo diciamo così del sistema dell'accesso alla banca dati eccetera, è chiaro che se lui lo lascia incustodito c'è il rischio che se ne faccia un certo, perché stiamo in una fase, perché stiamo predisponendo, forse aiuta anche a comprendere, stiamo predisponendo questo regolamento perché in questi giorni si sta attivando l'uso del server e l'attivazione del dominio, quindi tutti i terminali saranno collegati al server centrale dove ci sarà un amministratore di rete, quindi attualmente non c'è questo collegamento, c'è la singola postazione locale. Sono responsabile, tant'è che qui certo, è disciplinato tutto, consigliere, tutto disciplinato, io ho citato quelli significativi, però è ben disciplinato. Infatti l'articolo 4 disciplina proprio la gestione della password e dell'account, quindi in questo articolo viene dettagliatamente, sono disciplinate le procedure. E vorrei citare l'esempio, il finale del comma 4, quando si dice la password, e quindi gliel'ho un po' anticipato, la password deve essere personale, segreta, ogni individuo è responsabile civilmente e penalmente della custodia, della segretezza, delle proprie credenziali. Gli ho anticipato un po' quello che gli ho detto prima, cioè quindi sono responsabili coloro che ci hanno assegnato sia il personal computer e tutte le possibilità di accesso alla banca dati. Il 5, utilizzo del personal computer portatile? Il comma 5. Lo leggiamo, no? Lo leggiamo. Infatti vedo che sta accogliendo tutti quelli che ho segnato, sindaco, l'avevo segnato, il consigliere mi interpreta. Nessuno, neppure il titolare del trattamento, può accedere allo strumento elettronico utilizzando le credenziali di autenticazione dell'utente. Mi sembra ovvio questo. Ad eccezione a tale regola si ha solo se si verificano le seguenti condizioni e le disciplina: prolungata assenza o impedimento dell'utente, l'intervento è indispensabile e indifferibile, vi sono concrete necessità di operatività e di sicurezza del sistema. Mi sembra che sono ben chiare queste. Se un dipendente va via e c'ha un impedimento, è ovvio che ho dimenticato prima di dire una cosa, a capo di tutta questa disciplina c'è il dirigente, i dirigenti sono responsabili di tutto e debbono comunque sempre autorizzare, c'è la tracciabilità di questo. C'è l'amministratore del sistema che può accedere, l'amministratore del sistema è in grado di accedere su tutto quanto, però ovviamente occorre l'autorizzazione perché c'è la tutela comunque della privacy, occorre una procedura, mi sembra pure ovvio, altrimenti c'è la tutela comunque del dipendente che ci ha assegnato, è ovvio che tutta questa procedura deve essere fatta dal sistema ICT attraverso l'autorizzazione del dirigente, ci deve essere una tracciabilità di tutto questo. È già ben disciplinata comunque la procedura. Dica. Col microfono, almeno diciamo. Non riesco a vederla, consigliere, mi devo mettere l'occhiale perché da vicino devo toglierle. Tutti no. Grazie. Però volevo finire se mi consentiva così magari. No, gli faccio la domanda secca, cioè non è opportuno che l'impiegato, il dipendente o dirigente, oltre a avere la password, inserisca nel computer il suo budget che timbra, così è identificato quel codice di matricola, e poi ci mette anche la password. Allora solo così è sicuro che io ho il tesserino, infilo dentro il computer, poi digito la password e entro. Altrimenti se uno sa un numero di un altro può entrare là dentro e poi fare quello che vuole. Invece avendo il tesserino personale, lo devo inserire lì,
comunque, è un po' più sicuro, capito? Nelle metodologie di accesso della pasta ci sono procedure che prevedono la rinnovazione della pasta proprio per evitare forme di questo. Però quelli sono due sistemi di, lei dice per la timbratura. Quando lavorava all'Inps io inserivo il mio tesserino nel computer. Ma esiste già qua, per chi c'ha la firma digitale deve fare quello che dice lei. E poi mettevo il codice, certo, della mia matrice. Ah, già i dirigenti già hanno questo, hanno la ma già lo fanno attualmente. La firma digitale è personale. Basta che lo dice, se sì. Io non lo sapevo, grazie. Poi diciamo che l'articolo 5, utilizzo dei computer portatili, il 5, il 6 e il 7... disciplinano un po' gli strumenti, il portatile è un particolare computer, non è quello fisso, quindi lo disciplinano. Se volete possiamo, è solo la puntualizzazione. Io andrei all'articolo 7, ad esempio, quello che dicevo prima, con il server ci sarà la possibilità di avere delle cartelle condivise, quindi tutti i plessi comunali periferici avranno l'accesso al server centrale. Ci sarà la possibilità di, come dire, allocare le informazioni in una sede in remoto, diciamo in una parte diversa da dove svolgono l'attività. Poi dall'articolo 8 c'è qui il discorso dell'utilizzo degli apparecchi telefonici, anche qui sono disciplinati, quindi i dipendenti sanno bene che non possono utilizzarlo se non per fini istituzionali, ad eccezione per particolari emergenze particolari, e non, quindi viene bene disciplinato, quindi una volta che è approvato ne sono edotti. Lo stesso dicasi per la telefonia mobile, e arriviamo all'articolo 10 che riguarda l'utilizzo di internet. Devo dire qui, senza che entro se volete nei dettagli, però in sostanza viene disciplinato l'uso di internet evitando quell'utilizzo arbitrario. Pensate l'accesso a siti particolari o non istituzionali, eh? Improprio, bravo consigliere, grazie, non mi veniva al termine. Improprio, qui c'è, si parla di whitelist e blacklist, insomma c'è tutta una procedura ben precisa e delineata. L'articolo 11 riguarda il segmento della posta elettronica, è importante perché sarà lo strumento di comunicazione non solo tra uffici ma anche tra uffici e cittadini. Qui ne disciplina, diciamo, da un punto di vista, diciamo, tecnico, l'utilizzo della posta elettronica. Andiamo avanti. Sì, no, sono 18. In realtà, diciamo, qui dal 12 in poi ci sono le procedure operative, il 13 parla della formazione e l'aggiornamento. Cioè, ve la leggo perché sono due righe. Il Comune di Aprilia promuove all'interno del piano annuale della formazione, l'aggiornamento e la formazione dei propri dipendenti in merito al corretto utilizzo della strumentazione informatica e delle apparecchiature telefoniche. Già è in corso, sono stati fatti dei corsi di informazione sulla procedura amministrativa, quindi nel momento in cui attiveremo il dominio già sono, diciamo che sulla base teorica sono preparati, forse non tutti, però diciamo che l'impegno è a estendere il più possibile a tutti. All'articolo 14 ci sono i controlli e le responsabilità e sanzioni, sono disciplinati, quindi chi non utilizzerà al meglio ci saranno delle sanzioni ben precise. Mamma mia, se finisce qui. No, dicevo una cosa, che è stato aggiunto l'articolo 18, come ho detto prima, perché semplicemente si è voluto fare riferimento al quadro normativo suggerito dai TEC, che è quello nazionale, ricalca lo schema del regolamento, gli indirizzi, quelli nazionali. In allegato, come vi dicevo, e vado velocemente, c'è un allegato 1 che è la parte, diciamo, che interessa i cittadini esterni, è il regolamento per l'utilizzo del servizio wireless da parte dei cittadini. C'è una procedura di accreditamento che è necessaria ai fini dell'identificazione dei cittadini che utilizzano
questo sistema di comunicazione. Questo è necessario, ma perché lo prevede la legge, cioè colui che opera, il nostro operatore, la Y-Group, che dà il servizio, deve avere a disposizione i dati identificativi. Nell'ipotesi che le forze dell'ordine chiedono informazione, lui deve essere in grado di fornire i log, si chiama, adesso non mi ricordo un termine tecnico, dove, e quindi ci deve essere un accreditamento dove colui che accede, e qui c'è una procedura. Questo accreditamento è valido 12 mesi, c'è un modellino allegato dove ci sta l'identificativo, ma vale solo per la prima volta, nel senso dopo una volta che tu ti sei accreditato ci sarà una procedura per accesso. L'altra cosa, penso, ecco, una cosa che vi volevo dire di modifica in questo allegato, lo dico perché è opportuno che si faccia, anche perché per non ritornare ripetutamente in consiglio, nell'allegato 1 regolamento per l'utilizzo del servizio wireless, quando si descrivono tutta una serie di adempimento e autorizzazione, quando al punto dove si dice ad autorizzare il trattamento dei dati personali senza il decreto legislativo 193/2003, il titolare del trattamento dei dati è il dirigente. Nel modello che ci avete voi c'è scritto il dirigente del terzo settore, dottor Vincenzo Cucciardi. Nell'allegato, nella seconda pagina, devi girare la pagina di dietro. Nella seconda pagina, pongo come modifica perché mi sembra. Dove c'è Cucciardi? Eliminiamo la parola Cucciardi e diciamo, ma no, perché per una ragione molto semplice, perché non si mettono i nominativi. Purtroppo chi la base. Allora io la formula sarà questa: titolare del trattamento dei dati è il dirigente a cui fa capo il servizio. Punto. Chi sarà in quel momento è. Perché sennò ogni volta dovremmo tornare a pro tempore, certo. Un'ultima informazione su questo dell'uso, la durata del servizio, qui vedete che noi abbiamo un servizio che è già previsto nel contratto in essere di 4 ore totali al giorno, anche non consecutive, presso la biblioteca comunale. Perché questo? La biblioteca comunale è un posto frequentato dai giovani e non giovani e di ricerca da un punto di vista sia di tipo cartaceo ma anche informatico, quindi diamo questa opportunità, ovviamente con questo limite temporale di 4 ore non consecutive, previo ovviamente la registrazione, questo mi sembra ovvio, e un'ora per le altre locazioni. Su questo vi devo dire che da contratto abbiamo 2 postazioni, nulla osta estenderlo, ci mancherebbe, però uno sarà sicuramente Piazza Roma ed è pronto già, l'altro con la giunta stiamo individuando, cercando di individuare un altro luogo, ma nulla osta, che potrebbe essere un parco o una zona, diciamo, immagino la zona, non so, 160, però ancora dobbiamo, diciamo, valutarla, però nulla osta se c'è la richiesta e la disponibilità ad allargare, vediamo un attimo, partiamo e poi vediamo, insomma. Questo è un po', ho sintetizzato forse un po' velocemente, però diciamo che è stato sviscerato anche in commissione e sono a disposizione, Presidente, per ulteriori chiarimenti. Grazie. Grazie, Assessore. Consigliere Telesca, ma ha fatto domanda fino adesso? Grazie. Grazie, Presidente. Consiglieri, Sindaco, Assessori. No, sono brevissimo. A mio avviso, secondo me, è vero che c'è la domanda per accreditarsi per andare su internet e l'istanza dura un anno, però secondo me a Briglia alziamo un po' di livello, no? In che senso? Visto che in Piazza Roma ci sarà internet un'ora gratis al giorno, cioè, quindi viene uno di Roma, c'è il portatile, il tablet, queste cose qua, si collega a internet, a quel punto già quando si collega, senza che fa l'accreditamento, perché poi anche un cittadino che passa, un turista, dice Aprilia c'è il servizio internet gratis dalle 3 alle 4, vicino, non lo so, quindi quando si collega a internet la rete, se lui si identifica con numero di telefono e codice fiscale, questo può evitare, senza che fa la domanda al comune, si può evitare questo.
Presidente, mi dà la parola, gli rispondo. Prego, assessore. Allora, mi hanno spiegato, quindi vi spiego, che ci sono due tipi di accreditamento. Quello del modello che lei ha visto, che riguarda il servizio alla biblioteca, che è quello di 4 ore. Quell'altro è di tipo diverso, ci sarà una formula tecnica che con l'operatore si dà, che probabilmente è quello in uso del telefono. No, ma la distinzione, no, però quello della biblioteca era necessario ed obbligatorio per legge. Mi hanno... Quindi questo, no, era anche per capirlo tutti quanti. Quindi quello è importante perché è un utilizzo di 4 ore con un utilizzo che debbono utilizzarlo al meglio, senza un uso distorto o fraudolento, diciamo. Mentre quell'altro poi vedremo, consigliere, se la richiesta sarà una valutazione di estendere anche ad altre aree. Bisogna partire, partiamo su, è necessario partire subito. Indipendenza, uno si collega col telefonino, gli dà il codice fiscale, esatto, e navighi e finisce là. Ma io l'ho soffrita a San Benedetto, ad esempio, comunque a un'ora esatta mi sganciavano, quindi col telefonino senza credito, quella è, perché c'è la tracciabilità. Va bene? Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi sul punto all'ordine del giorno? Consiglieri in aula? Se non ci sono altri interventi, sì, consigliere Terzo, prego. Presidente, sindaco, assessori, colleghi, consiglieri. No, chiedo scusa, non è un orario che comincia a essere un orario un po' dove... Non so, però questo è un punto dove in effetti va data la giusta attenzione, nel senso che... Io non ho avuto modo, per motivi professionali, di partecipare alla commissione e vedere il regolamento, però dal modo, come sempre chiaro, come lei assessore illustra le cose, è indubbio dire che un'ottima parte di quello che è scritto nel regolamento fa capo alla legislatura e al garante della privacy, ai sensi della 196 del 2003. Ed è bene precisare un dato che, peraltro, al di là del regolamento, nessun regolamento può andare comunque ovviamente in contraddittorio con la giurisprudenza, ma c'è un dato importante, che l'assunzione di responsabilità da parte dell'ente in effetti è molto grande, perché si riempie spesso la bocca in materia di dati personali, in materia di privacy, però la gestione, specie in un'attività pubblica in un ente, è cosa veramente complessa, quindi è chiaramente anche la ragioneria, insomma, il segretario generale, che ha una responsabilità importante, e che in questo caso diventerebbe, mi pare, responsabile del procedimento. Ed è chiaro che poi, per quanto riguarda password e tutte le varie utenze, la creazione di una piattaforma così intelligente, con un router dove passi attraverso una serie di dati, cioè è chiaro che lei ha fatto una visione che sarebbe auspicabile che nel giro di 20 mesi riuscisse tutto a muoversi nel modo corretto. È bellissimo invece l'iniziativa, perché finalmente Aprilia comincia a parlare un linguaggio molto giovane, e apprezzo molto il passaggio in biblioteca comunale, che ormai, devo dire la verità, anche nei comuni, tra virgolette, sfasciati, controllo, ormai lo trovano in tutte le biblioteche. Nelle piazze un po' meno, bene, stanno tutti quanto ad adeguarsi, ottimo i parchi, perché lo stanno facendo molti parchi, e credo pure che sia un modo per ricominciare anche le persone a rivivere un pochettino il parco, no? Perché ormai questo rapporto cittadino e spazio verde, che se ne parla e non si vive, anche per una serie di motivi, magari per una stata di disagio, perché a una certa ora magari è buio, a volte non sono ben illuminati, magari noi i nostri parchi il più delle volte ci piace, ma poi un po' li trascuriamo anche come arredo urbano per una serie di motivi, certo poi la spending review, altre logiche non ci aiutano purtroppo a fare di meglio, come ormai è noto per tutti gli amministratori pubblici. Dico che queste piccole cose, dove oggi tutti i ragazzi giovani hanno un telefonino, di quelli di Palmari, dove addirittura è già difficile stare a pranzo o a cena con loro, perché stanno sempre comunque in qualche modo collegati con qualsiasi sito, Facebook, Twitter o altro, e chiaramente è bellissima questa iniziativa. Quindi già questa trovo stupenda questa bontà. Il regolamento ovviamente è importante, ma lì chi ha il dovere, l'onere di seguire tutto l'iter, è chiaro che le password vanno rinnovate ogni 3 mesi, c'è tutto un iter lì eclatante, importante, che sono convinto che sarà auspicabile addirittura un giorno avere un'identificazione, come diceva il collega Telesca, con il badge, perché sicuramente quella è la prova comprovata, perché molte volte le password non sempre danno la tutela, insomma, perché poi sono solamente qualsiasi accesso in internet normale.
normali, quindi un auspicabile che domani con un badge di quella natura si può addirittura identificare, visto la delicatezza dei dati che ruotano attorno a questa piattaforma. Grazie. Grazie consigliere Terzo. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi procediamo alla votazione. Consiglieri in aula. Julian. Ah, scusa, non l'avevo visto allora. Marchetti. Assente. Julian. Tumeo. Guida. Galafate. De Angelis. Alfano. Gabriele. Sorbera. Gabriele, scusate, non ho sentito. Sorbera. Davi, assente. Di Marcantonio, sì. Petito. D'Alessandro. Forconi. Villano, assente. Di Carlo. Renzi. Zallucchi. Bencivenni. Boi. Romualdi, assente. Terzo. Telesca. Nardin, assente. Izzo, assente. Chiocca, assente. Longobardi, assente. Giovannini, sì. Consolandi, sì. Federici, assente. Con 21 voti favorevoli all'unanimità, il punto all'ordine del giorno è stato approvato. Anche questo necessita di immediata esecutività. Chi è favorevole per alzata di mano? Chi si astiene? Chi vota contro? All'unanimità. Grazie. Programma integrato di intervento di arredamenti Fratelli Cecchini. Approvazione ai sensi della legge regionale numero 20. Articolo 5. Illustra il punto il sindaco. Grazie Presidente. Allora, con questo atto prendiamo atto ed approviamo il piano integrato così come enunciato dal Presidente, approvato da questo Consiglio Comunale penso 5-6 mesi fa. Questo lo facciamo ai sensi dell'articolo articolo 5 della legge 36 dell'87. Che recita rispetto a questi piani integrati che le determinazioni definitive della Regione sulle varianti di cui al presente articolo debbono essere assunte entro il termine di 120 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le varianti si intendono approvate, quindi a seguito di questo articolo legato alla legge 36 dell'87 noi stasera diciamo ratifichiamo questo piano integrato che abbiamo approvato in questo Consiglio Comunale e rendiamo operativa la vicenda. Non so se c'è l'esigenza di spiegare di che cosa, perché l'abbiamo già approvato in Commissione, di qual era la vicenda legata al trasferimento di una piccola cubatura destinata al residenziale da un'area all'altra della proprietà Fratelli Cecchini. Grazie Presidente. Grazie Sindaco. Ci sono interventi sul punto all'ordine del giorno? Se non ci sono interventi, procediamo alla votazione. Consiglieri in aula, per cortesia. Marchetti, assente. Julian, sì. Tumeo, sì. Guida, sì. Galafate, sì. De Angelis, sì. Alfano, sì. Gabriele, sì. Sorbera, sì. Davi, assente. Di Marcantonio, sì. Petito,
D'Alessandro? Sesto punto all'ordine del giorno. Programma. ...187, articolo 5. Lo illustra il sindaco. Allora, così come per il punto precedente, anche per questo prendiamo atto e approviamo in maniera definitiva un progetto di variante e di recupero e riconversione urbanistica di un sito artigianale esistente, collocato su via Toscanini, approvato dal Consiglio Comunale addirittura il 30 luglio 2008 e poi riportato in Consiglio per tutta una serie di osservazioni. Anche per questo sono trascorsi i famosi 120 giorni che prevede la norma e quindi, così come il punto precedente, sottoponiamo all'attenzione del Consiglio Comunale questo atto per la relativa ratifica. Grazie Sindaco. Ci sono interventi sul punto all'ordine del giorno? Consiglieri in aula per cortesia. Se non ci sono interventi, procediamo alla votazione. Marchitti, assente. Julian, scusate, siamo in votazione. Tumeo, Guida, Galafate, De Angelis, Alfano, Gabriele, Sorbera, Davi assente, Di Marcantonio sì, Petito, D'Alessandro, Forconi, Villano assente, Di Carlo, Renzi, Zallucchi, Bencivenni assente, Boi, Romualdi assente, Terzo assente, Telesca sì, Nardin assente, Izzo assente, Chiocca assente, Longobardi assente, Giovannini assente, Consolanti, Federici assente. 18 favorevoli. Con 18 voti favorevoli il punto all'ordine del giorno è stato approvato. Settimo punto all'ordine del giorno. Chiaramente in accordo poi con la conferenza dei capigruppo, perché in relazione alle aree individuate dalla commissione, dalle commissioni preposte, abbiamo trasmesso al comando provinciale dei Vigili del Fuoco le nostre indicazioni. Delle due indicazioni che abbiamo trasmesso, una è stata scelta dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e a seguito di questa scelta è stato inviato l'atto per l'autorizzazione per la convalida da parte del Ministero degli Interni. Allo stato attuale l'ok per quell'area prescelta dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco non è arrivato l'ok da parte del comandante provinciale. Io
del Ministero degli Interni. Dopo che abbiamo fatto queste scelte, ho riferito al comandante provinciale che ci avevamo due consigli comunali, uno il 6 e uno il 20, e che quindi rispetto a questi due consigli comunali per noi andava bene tutte e due le date, e lei ci aveva pregato di inserirlo comunque in questo consiglio con il punto interrogativo dell'autorizzazione da parte del Ministro degli Interni. Dice: sarebbe stato meglio averla prima da parte vostra la delibera. Quindi, siccome oggi, a tutt'oggi, non è avvenuto, questo atto verrà riproposto al Consiglio Comunale del 20 di dicembre, sperando che, noi ci auguriamo che a quell'ora ci sia l'ok da parte del Ministero degli Interni, e quindi lo ritiriamo. Sì. Sì, consigliere Telesca. Sì, scusa, per dire... Scusa, ci accende il microfono? Il punto viene ritirato, penso perché... come detto il sindaco, aspetta la risposta al Ministero degli Interni. Ok, perché a mio avviso il lotto, secondo me il scelto sarà quello di 3100 metri, perché l'altro è un po' troppo piccolo. Io, se non erro, sindaco, ma davanti lì alle Pergolesi ci sono 6000 metri, che una parte della regione Lazio che è edificabile, se non erro, una parte, e una parte è comunale. Se per caso quest'area non dovesse andare bene, 3000 euro, perché è un po' piccolo, 3000 metri, ci metti l'autoparca. Allora. Vabbè. I punti all'ordine del giorno. Scusate. È ritirato. È stato ritirato, non c'è. Ah, chiedo scusa, no, scusa Presidente, io chiedo scusa. Io mi pare che all'inizio del Consiglio Comunale avevo fatto una richiesta specifica e lei mi ha detto che il sindaco avrebbe stavo relazionato. Aspettando. No, lei mi ha detto che il sindaco avrebbe relazionato. Ma non è uno spirito polemico, signor Presidente. Dico solo che no, mi permetta però un secondo per prendere la parola. Bene. Sì. Il punto è stato ritirato, io questo qua assolutamente nulla osta, anzi mi era stato anche già accennata la conferenza di Capigruppo. Sì, ma mi era stato detto la conferenza di Capigruppo. Signor sindaco, ma ha ragione, ma io non è spirito polemico, sto solamente dicendo, dico, la prego di lasciarmi almeno 60 secondi la parola, prego. Visto che in premessa l'avevo chiesto questo qua. Sì. Dunque, prendendo atto del punto dell'ordine del giorno e la bontà del punto 7, che peraltro ringrazio ovviamente anche io, il sindaco, perché è chiaro che è importante individuare delle aree, quello che io voglio dire è un altro dato, dico... Ora, l'individuazione delle aree prevede individuare un'area, significa lavorare e avere dei tempi che immagino che saranno non immediati, insomma. Noi invece abbiamo un problema oggettivo oggi, quindi la mia domanda è, in merito al problema oggettivo di oggi, con questi vigili del fuoco che se ne sono andati praticamente a giorni, e cosa abbiamo intenzione di fare? Perché io questo è quello che domando. Cioè, quale sarà l'intenzione di questa amministrazione? Perché è un problema importante, al di là qui non è per fare campagna elettorale o populismo, questo è un problema oggettivo, nel senso che vigili del fuoco rappresentano, ripeto, come vigili urbani la società civile, la parte della società civile di una città, quindi è importante, e io non riesco a comprendere questo dato. Allora, creare un'area, avere delle zone, chiedo scusa, creare un'area, avere delle zone che magari è prevedibile tra 2-3 anni, io non so quanti sono i tempi tecnici al di là del Ministero dell'Interno, che la burocrazia è molto lunga e il signor sindaco me lo insegna, e dico, al di là di tutto c'è proprio tutto un iter, ma ad oggi, cioè, non possiamo far finta e di nulla del fatto che ci stiamo privando di un servizio così importante, una città come questa. Ecco, gradirei una risposta in questo senso. Grazie sindaco, grazie presidente. Sì, prego la parola al sindaco. Io questa vicenda la sto seguendo in prima persona da quest'estate, e lì le questioni sul tavolo sono 3 o 4. Da parte del Ministero degli Interni una nota negativa sulla struttura attuale, quindi a livello di struttura strategica adeguata al livello sismico e via di seguito. E quindi parte la prima vicenda. Da quel momento noi praticamente li mettiamo in condizioni eventualmente di scegliere anche altre strutture. Noi ce ne abbiamo pochissime private, non del Comune di Abriglia, edificate negli ultimi 3 anni. I famosi capannoni nella zona industriale artigianale che ci hanno che rispettano la normativa antisismica, e quindi loro hanno fatto i loro giri, i loro sopralluoghi,
non hanno determinato una scelta, sembra che non c'è una cosa che possa essere a livello di caratteristiche idonea per loro e via di seguito. E quindi questa è una vicenda. Tutti i siti di proprietà comunale sono uguali o addirittura inferiori a quello che occupano oggi, e quindi noi non ci abbiamo la possibilità di metterli a disposizione, noi non ci abbiamo un sito antisismico nuovo costruito dal Comune della Piglia, quindi non siamo in grado di dargli cose. La questione in questo momento è legata a un contraddittorio che c'è tra la proprietà e il Ministero, dove il Ministero ha detto determinate cose su quella struttura, la proprietà ha controdedotto. Mi è stato riferito questa sera che il Ministero rispetto a quella struttura ha evidenziato una serie di cose alla proprietà e quindi stanno discutendo eventualmente e stanno verificando se quelle cose sono governabili, sistemabili, diciamo che la quindi se c'è la volontà da parte dei proprietari di adeguare la struttura rispetto a quelle vicende. Quindi allo Stato purtroppo la questione è questa, e perché? Per un motivo semplice, perché noi siamo entrati in una nuova normativa nel 2009, ci abbiamo forse due capannoni antisismici alla zona artigianale, uno alla zona industriale e uno ce n'era a Vallelata. Rispetto a questi operatori privati li abbiamo messi in contatto con tutti, non c'è stata una scelta alternativa da parte del Ministero, non so se è legata alla struttura, è troppo grande, troppo piccola, a costi d'affitto, questo sinceramente non... E quindi hanno optato per una situazione provvisoria che è quella dei container. Oggi c'è un problema legato anche ai sindacati e quindi al fatto che non vogliono soprattutto passare i 3-4 mesi invernali all'interno dei container, e quindi c'è il rischio grande che la sede, che vengono spostati tutti i dipendenti che ci hanno qui alla sede centrale Latina. Però allo Stato noi abbiamo solo una speranza che rispetto alla struttura esistente trovano un punto d'incontro, perché oggi diventa pure difficile, prima fai una relazione tutta negativa, e lì sta a casca il mondo, e oggi qualcuno ti dice guarda che forse non è così, e quindi adesso non lo so che cosa gli hanno chiesto in maniera specifica, se devono adeguare la struttura, se ci hanno da aggiungere una cosa o sottrarre una cosa, però la questione è questa, è di difficile soluzione soprattutto perché sul territorio noi non ci abbiamo strutture antisismiche. Se loro partono dal presupposto che siccome è una struttura strategica e le strutture strategiche devono essere le prime ad essere adeguate, non ci abbiamo la possibilità di risposta, non noi assolutamente, ma neanche i privati, perché ecco, forse ce ne sono 4-5, poi se magari tra voi consiglieri c'è qualcuno che c'ha, sa che dietro all'angolo stanno costruendo un capannone antisismico, cioè con una concessione di 1-2 anni fa, noi l'abbiamo scandagliati un po' tutti tra la zona artigianale, la zona industriale, Vallelata, hanno fatto anche dei sopralluoghi con i tecnici loro, quindi, però allo Stato il comandante provinciale ci dice che fino adesso non hanno trovato una struttura idonea, ma non idonea alle loro necessità, ecco, perché magari è un capannone particolare, non c'ha gli uffici, c'ha gli uffici. Questa è la vicenda dei Vigili del Fuoco. Siamo in attesa che eventualmente ci possa essere un nuovo accordo, chiamiamolo così, con i proprietari del sito attuale. Tutto qua. È l'unica strada forse che ci abbiamo. Sindaco, io la ringrazio, ma dico l'opportunità, io comprendo benissimo che come amministratore non è facile, però signor sindaco dico, cioè se la stessa cosa domani succede con la caserma dei carabinieri, cioè vuoi dire, a noi, cioè ogni che, persona... Che non può... è una struttura strategica non adeguata, come il Comune è una struttura strategica non adeguata a livello sismico, questo è il problema della normativa, sì, ma è una situazione devastante sotto questi aspetti. Che a questo punto, cioè, possono anche per i carabinieri può accadere questo qua, per la caserma che abbiamo qui davanti dove dormono gli ufficiali o altro. Quindi voglio dire, io in questo senso invito comunque ancora a tutti i consiglieri a poter lavorare, cioè, magari incontrarsi con il comandante provinciale, declassare, cioè tenere una parte di queste persone, non farla passare strategica ma una sede operativa, perché per Aprilia è un danno reale. Cioè io domando, e qui noi ci si allagano in continuazione le strade e tutto il resto, mi immagino una pattuglia dei carabinieri che senza più qualcuno rimane impantanato nella... cioè ma chi li tira fuori? Cioè veramente siamo arrivati a dei livelli impossibili, cioè questi qua sono i servizi primari, una scuola con un incendio, una porta bloccata, cioè non possiamo pensare a una città come Aprilia e 178 km quadrati con tutti i servizi, con tutta la popolazione, pensare di non avere un presidio minimo dei Vigili del Fuoco, cioè è un fallimento per l'amministrazione tutta, io questo qua è impensabile. È troppo importante per noi, non possiamo pensare che deve partire da Latina con tutti i disagi che ha la Pontina e che conosciamo tutti quanti. Grazie. Grazie.
pertanto il punto, ecco, come avevo detto, viene ritirato e non votato. Grazie, i punti sono terminati, al prossimo Consiglio.